Siamo ai 10 minuti finali della trasmissione Rai Oggi è un altro giorno, andata in onda il 22 ottobre scorso. Si parla di violenza contro le donne e si parte subito forte, così. Musica enfatica, emozionale e soprattutto originalissima, gli uomini non cambiano. Ora sono al sicuro. Sono quattro le donne che insieme ai loro figli sono state salvate in questo periodo dalla furia di uomini violenti grazie al telefono rosa e da poco tempo vivono finalmente al riparo in un appartamento confiscato alla mafia di un elegante edificio a Roma Nord. Attenzione al contrasto volutamente estremizzato, la furia di uomini violenti e il paradiso di una bella casa a Roma Nord. Purtroppo, anche a causa del Covid e della convivenza coatta durante il lockdown, la violenza domestica sta aumentando in modo preoccupante. La convivenza coatta che ha alimentato le violenze, dice. Bene, ricordate il cambio di narrazione? Davanti al crollo delle segnalazioni, l'industria dell'antiviolenza disse che era perché gli aguzzini tenevano le donne incatenate, chiuse in cantina, impossibilitate a chiamare aiuto. Un'ipotesi ridicola, ma detta con la massima serietà, per cui si esprimeva la massima preoccupazione. Dopo un po' hanno cambiato versione, iniziando a dire che le chiamate erano tantissime, allarme, allarme, e anche questo era preoccupante. Insomma, che le chiamate diminuiscano o aumentino, si esprime sempre preoccupazione, non c'è via d'uscita. E in ogni caso al centro di tutto viene messa sempre solo la violenza maschile. Sempre. Dal 1 gennaio al 30 settembre sono arrivate al telefono rosa 1890 telefonate. Ecco che partono i numeri, 1890 telefonate. Per aperta ammissione dell'Istat, in risposta a una nostra email, si tratta del conteggio di chiamate anonime, cioè 1890 sono le chiamate ricevute, non le persone che hanno chiesto aiuto. Potrebbe essere una persona sola che ha chiamato 1890 volte. Come verificare? Non si può. Perché, almeno così dicono, le chiamate sono anonime. In sostanza, quel 1890 è un non dato, ma qui viene citato come buono. Donne che non sanno più cosa fare, costrette a subire ogni tipo di violenza fisica e psicologica proprio dagli uomini che amavano. Sentite la drammatizzazione della narrazione? Fatta apposta per togliere ogni responsabilità alla donna. Non è che c'erano atteggiamenti ostili da entrambe le parti, incomprensioni, incompatibilità di entrambi i caratteri, come accade nella realtà. No, no, si tratta solo di uomini pazzi e fuori controllo che di punto in bianco se la sono presa con degli angeli, donne perfette sotto tutti gli aspetti, come Mary Poppins. E dai quali avrebbero dovuto essere amate. Notare il bianco e nero, per enfatizzare il grigiore e la tristezza della situazione, non è casuale, vedrete dopo. Piano piano, nella maggior parte dei casi, come una sottile polvere velenosa, si sono insinuate paure e vessazioni, fino a che il luogo deputato ad essere il rifugio da ogni pericolo diventa un inferno. Un inferno! Le quattro mura di casa, una gabbia di angoscia e disperazione. Una gabbia donne di angoscia e disperazione. Donne che vedono giorno dopo giorno spezzarsi quel sogno d'amore nel quale il sogno d'amore che si spezza e diventa una trappola senza uscita, mamma mia! Per fortuna, ecco che si parla della soluzione e torna il colore. Niente è casuale, giocano con la vostra mente. Dicono no alle botte, alle umiliazioni, agli oltraggi, alle offese. Le donne si ribellano e chiedono aiuto. Ma come? La risposta non c'è ancora, la si avrà tra poco nel mega spot già pronto. Grazie Adele per aver accettato il nostro invito. Ma prima, ecco la testimonial. Ascoltatela bene. La vittima potrebbe essere chiunque, e in realtà sembra una comparsa reclutata allo scopo, col solo requisito di avere scarsa padronanza dell'italiano. Per raccontarci la sua storia, che è una storia, sì, di violenza subita, ma anche di grande riscatto e grande forza. Adele si sposa nel 2005 in Albania con un uomo che non conosceva bene, perché appunto era molto giovane. Ma come sposa uno che non conosce bene? È un concetto insensato. La frase viene buttata lì in fretta, ma ha una funzione importante. Decolpevolizza la donna. Il messaggio che passa è che non si tratta, come capita spesso, di due giovani che si sono sposati magari senza riflettere bene, bensì di una donna fragile e ingenua, circuita da un bruto che sapeva bene ciò che faceva e che dunque porta da solo tutta la responsabilità, il che è una forzatura, è palesemente falso. E viene a vivere in Italia nel 2007, il marito faceva l'operaio, per un po' la situazione è tranquilla, poi a un certo punto quest'uomo
comincia a bere, a giocare. Sospirone drammatizzante. Risentiamolo, è talmente profondo che avrà risucchiato tutta l'aria dello studio. Comincia a bere, Dio a giocare. Mio, cosa ci stai per dire? Torna a casa e che cosa fa Adele? La comparsa evidentemente non ha capito che tocca a lei. Immaginate il panico della conduttrice. Poi sarà partito un segnale dalle quinte e allora via col copione. E lui quando tornava a casa, sempre ubriaco, cominciava sempre a litigare con me e mi diceva che è sempre colpa tua, tu non sai fare niente. Mi piccava, e dopo mi diceva che tu sei andata con un altro uomo, che non è vero. E in questo momento io ho sempre paura, io con i miei figli. È un'intervista chiaramente concordata, ma la tizia non è un'aquila e dimentica il copione. Dice di sfuggita che lui la picchiava, ma non cita nemmeno una volta schiaffi, pugni, calci, spintoni o peggio. La vittima si sofferma sul fatto che il marito arrivava ubriaco, era geloso, irascibile, violento psicologicamente e punto. L'elemento violenza fisico sessuale non compare nel racconto della comparsa, però appare nelle scritte trasversali in sovrimpressione. In sostanza, la comparsa non è in grado di trasmettere pathos né di suscitare empatia, ma in ogni caso gli viene in soccorso la conduttrice, che ha gli appunti sempre a portata di mano. Quanti figli hai, Adele? Quanti anni avevano al momento delle violenze alle quali, penso purtroppo, erano costretti ad assistere? Bambini avevano 5, 4... anni. In pratica non ricorda di avere 3 figli. Ne cita solo 2, di 5 e 4 anni. Del terzo non ricorda l'età e non ricorda nemmeno che esista. Glielo ricorderà tra poco la conduttrice, quasi sgridandola per la dimenticanza. La comparsa probabilmente non ha capito che è lì per esagerare il suo racconto ed è sempre la conduttrice a metterci una pezza. È lei a chiederle se aveva paura per l'incolumità dei figli, l'avete sentito, anche se la comparsa non ha mai nemmeno ventilato l'aggressività del marito nei confronti della prole. Nemmeno ha mai detto che i bambini assistevano alle liti. È la conduttrice a dirlo. E avevi paura anche per la loro incolumità? Sì, avevo paura di più per loro, ma pure per me. La comparsa dimentica di parlare della fuga. Allora la conduttrice le chiede, come sei riuscita a scappare? Perché Cribbio era in programma l'happy end, il passaggio da bianco-nero a colore e non lo si può mica bruciare, dai. Ed è qui che la conduttrice coglie l'occasione per sgridare la comparsa. E cosa hai fatto poi? Come sei riuscita a scappare con 3 bambini, non 2, 3? Sì, con 3 bambini io sono uscita prima, come lui non giocava a macchinetta, beveva sempre, lui non pagava neanche affitto, no? In questo momento il padrone di casa mi ha mandato via fuori di casa, no? Tutti insieme. Io in questo momento ho cercato di trovare un'altra casa. E abbiamo trovato con una chiesa, insieme con lui ancora. E in questo momento ho chiesto aiuto con le suore, perché io non ce la facevo sempre menare, vedere i bambini. Io e loro mi hanno aiutato, mi hanno fatto scappare via da lui. La comparsa probabilmente non si è preparata, non ha studiato bene il copione. Parla di tutto tranne che di violenze tali da dover richiedere una casa rifugio. Ed è da notare che ad aiutarla, dice, è stata la chiesa, le suore. Non c'è traccia del centro antiviolenza nel suo resoconto. Ecco, adesso hai una casa e un lavoro. Mi auguro che i bimbi... Adesso c'è una casa, c'è un lavoro e c'è tutto, non mi manca niente. Ed ecco l'happy end, ora non le manca niente e la conduttrice va in sollucero. Ma che bella questa cosa che ci dici. I bimbi come stanno? Hanno superato questo trauma? I bambini adesso stanno bene, hanno avuto tanto paura ma ormai ce l'ha fatta. Aiutare i bambini e pure io. Che cosa ti auguri per il tuo futuro, Adele? Per essere serena e...
felice con i miei figli. E davvero siamo convinti che lo sarai, serena e felice con i bambini, che ovviamente vogliamo proteggere anche non mostrando il tuo volto. E ah, ecco come fare per usare una comparsa. La scusa della tutela dei minori, indiscutibile. Loro hanno passato perché sono minori e debbono essere tutelati. Ora, con sollievo, la conduttrice si prepara allo spot finale, apparentemente più semplice da gestire. Il telefono rosa, che da anni vi occupate di aiutare. Ad esempio, nel caso di Adele, come siete intervenuti? Siamo intervenuti perché siamo stati contattati da questa persona che si è interessata. Eh no, un attimo, ma lei che ne sa? Il 1522 dà soltanto informazioni e non conosce l'identità di chi chiama, almeno così dicono. O forse quando c'è un caso grave intervengono come telefono rosa centro antiviolenza e si accaparano il cliente, boh? Devo essere sincera, i servizi sociali sono stati attivi, carabinieri e polizia lo stesso, per cui abbiamo iniziato con lei un percorso. Quello che ha detto oggi Adele per noi è importantissimo per due motivi. Uno, perché ci dà il significato del nostro lavoro. Il nostro lavoro, che è un lavoro che generalmente non dà questi risultati, siamo onesti fino in fondo. Non dà quei risultati, dice. Forse perché le chiamate realmente d'emergenza sono pochissime e a occuparsene davvero sono servizi sociali, forze dell'ordine, psicologi e tribunali e non soggetti come i centri antiviolenza che si infilano nel sistema allo scopo di fare grandi numeri per poi chiedere soldi pubblici? No, certo, non è così, anche perché la versione da dare è un'altra, la solita. Cioè non tutte le donne hanno la forza di uscire da una situazione di violenza, e come non mai? Non solo, perché ritornano indietro, perché il passo è difficile, perché rinunciare a quello che è stato un percorso di vita, una persona che tu hai scelto con la quale vivere e fare dei figli, l'allontanarlo, andare via, è un passo doloroso e importante, per cui continuare ad andare avanti è faticoso, è più faticoso certe volte rimettersi all'interno e subire. Indubbiamente scegliere di tornare indietro da un'importante scelta di vita è un passo doloroso e difficile, su questo non si può non concordare. Ma che siano così tante le donne che si fanno massacrare di botte per semplice indecisione, specie con tutta la rete e tutte le garanzie che ci sono solo per le donne, non è umanamente credibile. Ce ne saranno di donne che nonostante le botte non riescono a risolversi, per carità, ma non certo nelle proporzioni che le due gentili signore vogliono farci credere. E non prendere decisioni, questa è una cosa tremenda. Voi come le aiutate psicologicamente queste donne? Ecco, questo è il punto centrale dello spot, l'happy end dettagliato, funzionale alla vendita del prodotto. In cui sta presso le case rifugio e poi successivamente quando escono, seguiamo i bambini e cerchiamo appunto di trovargli l'alloggio, di trovargli un lavoro, di far iniziare la possibilità di una vita normale. Il messaggio pubblicitario è che se telefonate al 1522, che è un mero servizio informazioni, ma soprattutto se telefonate a Telefono Rosa, vi daranno accoglienza immediata nelle case rifugio, assistenza legale gratuita, sostegno settimanale di una psicologa, sostegno psicologico anche in seguito, una casa per te e per i tuoi figli, perché ovviamente i figli sono solo di mamma, e un lavoro. Casa e lavoro sono le voci più appetibili, ma anche le più illusorie. Sono come la crema che ringiovanisce, però sono le esche ideali per cercare di avere più contatti al 1522. E serena, finalmente. E lei per noi è un grande risultato. E certo, è un grande risultato anche per noi averla portata qui a raccontare la sua storia, a dare forza a tante donne che perché la violenza di genere è. Ehi, un attimo, la violenza di genere è una cosa, per definizione comprende tutta la violenza che viene fatta in base ai due generi. Dunque non corrisponde alla violenza sulle donne, ma vaglielo a dire. Troppo conveniente confondere le due cose, così sembra che la violenza di genere sia solo quella contro le donne. Va oltre ogni ceto sociale, non è che c'è una regola o un culture, cioè capito. Ma sì, Indocoio, dai, la maschilità tossica è ovunque, prende tutti come il Covid. C'è una gerarchia, ecco, non ci sono persone più o meno vulnerabili. Ricordiamo i dati. Ok, ricordiamo i dati, ascoltate bene. E un report diffuso dalla Polizia di Stato nel marzo 2019, 88 vittime di violenza ogni giorno, una donna ogni 15 minuti. Riascoltiamo e mettiamo per iscritto ciò che dice. E un report diffuso dalla Polizia di Stato nel marzo 2019, 88 vittime di violenza ogni giorno, una donna ogni 15 minuti. La conduttrice fa riferimento al report Questo non è amore della Polizia di Stato, reso pubblico il 25 novembre dell'anno scorso.
In un punto, al margine di una pagina, esattamente pagina 14, il report riportava a titolo d'esempio il dato di un mese del 2019, quello di marzo, in cui erano state registrate in tutta Italia 88 denunce al giorno, appunto una ogni 15 minuti. Attenzione però, denunce, cioè lamentele formali di donne. Non sappiamo quante poi sono finite o finiranno in archiviazione o assoluzione perché infondate. Quindi si trattava di un dato parzialissimo, relativo solo a un mese dell'anno, che qui però viene spacciato come un dato medio annuale o una specie di dato costante. Una bugia, un allarmismo, un terrorismo calcolatissimo anche nella rapidità con cui la conduttrice porge il dato. Riascoltiamolo. Un report diffuso dalla Polizia di Stato nel marzo 2019, 88 vittime di violenza ogni giorno, una donna ogni 15 minuti. Sì, nell'82% dei casi chi fa violenza ha le chiavi di casa, vive in casa e soprattutto nei momenti in cui ci sono restrizioni per cui si deve stare più in casa, è ovvio che purtroppo, no è ovvio, non è ovvio, abbiamo saputo che sono aumentate di quanto? Tantissimo, ma l'abbiamo visto dopo, perché mentre eravamo Attenzione alle parole, la conduttrice dice in lockdown, la presidente di Telefono Rosa dice recluse, come a Guantanamo in pratica. Mentre eravamo recluse ci arrivavano delle telefonate terribili, per cui cercavamo di dar loro il sostegno psicologico. Noi da remoto abbiamo avuto per tutto il periodo le psicologhe del Telefono Rosa che hanno ascoltato le donne e le hanno aiutate. E credetemi, è stata una cosa importantissima. Finito questo periodo, poi è esploso tutto quello che era represso all'interno. Ah, ecco come si risolve la contraddizione. Le donne erano incatenate in casa, non potevano chiamare. Appena il marito le ha fatte uscire dallo sgabuzzino, si sono scatenate tutte a chiamare. Per questo l'emergenza l'hanno vista dopo. Ora è chiaro. Sia per le donne, sia per i bambini. Perché chi ha sofferto tantissimo sono stati anche i bambini. I bambini di non avere più la vita loro normale, ma soprattutto di vedere queste liti continue all'interno della famiglia. E certo, liti continue, un'Italia di mostri e di donne che non trovano la forza di reagire nonostante questo inferno. Peccato che i dati delle forze dell'ordine dell'agosto di quest'anno dicano il contrario, denunce e reati in calo verticale, per non parlare dei dati che non vengono diffusi, tipo quelli della app YouPol, che sono diventati segreto di Stato, forse perché smentirebbero le fondamenta di questo condizionamento cui la TV pubblica si presta piegandosi a fare questi spot indecorosi e terroristici travestiti da approfondimento. Venivano scossi e il giorno che sono entrati alcuni di loro nelle nostre case rifugio abbiamo notato come questi bambini siano regrediti nel tempo, non siano diventati più piccoli. Cioè, in che senso? I bambini in casa rifugio invece di star bene ed evolvere regrediscono? Questa è uscita male, ma il rischio di rovinare lo spot è salvato in extremis dalla conduttrice. Questo è un segnale d'allarme. Dalla violenza che faceva rinchiudere. Rinchiudere in se stessi. Allora, ricordate tutte, ricordiamocelo tutte, chi ci usa violenza non ci ama. Ed eccolo lì, un bello slogan ad alta voce, immancabile. Punto, chiamate 1522, potete chiamare sempre giorno e notte, se siete in pericolo uscite di casa, andate alla più vicina caserma. Aia, una trasmissione piena di scivoloni, ma come andate in caserma? Guai, non lo sa che i centri antiviolenza s'arrabbiano se si chiamano subito le forze dell'ordine o se ci si rivolge alle parrocchie? Chiamate il 1522, capperi, non andate in caserma. E fatevi aiutare, facciamoci aiutare. Mi metto la mascherina. No, dai, la mascherina del telefono rosa, no, ti prego. La domanda è, dov'è il confine tra fornire un reale e concreto aiuto a chi ne ha bisogno e puntare a un incremento dei numeri dei centri antiviolenza attraverso un allarmismo pianificato a tavolino? A guardarla in modo passivo e distratto, una trasmissione così sembra convincente, e purtroppo lo è per il telespettatore e la telespettatrice media. Invece si è assistito a un mix tra uno spot pubblicitario e pura propaganda, con tanto di informazioni ingannevoli e qualche falsità. Questa tecnica viene ripetuta ossessivamente ogni giorno, ogni ora, su ogni mezzo di comunicazione. E si sa, una bugia ripetuta infinite volte, alla fine diventa verità.